Qualche tempo fa, una nota blogger americana, presuntamente cattolica e devota della Maria che scioglie i nodi, derise la mia inchiesta Codice Ratzinger, con questa espressione: figuriamoci se Papa Benedetto giocava a scacchi sott'acqua, come questo libro Codice Ratzinger vuole dare a intendere. Devo dire che questa intuizione si è poi rivelata corretta, secondo il tipico fenomeno del codice dell'effetto Ratzinger, no? Quel fenomeno particolarissimo per cui i nemici del Papa e della Chiesa, quelli che mi fanno la guerra, involontariamente si tradiscono, tirano fuori nuovi spunti, nuove informazioni, nuove rivelazioni. E infatti, con grande soddisfazione, oggi ho pubblicato su Roma.it l'articolo intitolato La partita di Benedetto XVI, scacco matto a Bergoglio con lo Zugzwang. Ho pubblicato infatti il contributo dell'ingegner Andrea Latorre, che è un appassionato scacchista, il quale, avendo seguito molto da vicino l'inchiesta sulla Magna Questio, ha prodotto un parallelismo fra quanto operato da Papa Benedetto e la strategia degli scacchi. Per l'appunto, brava Ann Barnard, avevi visto giusto. Ne esce un panorama di grande fascino che spiega ancor meglio ai dubbiosi quanto abbiamo scoperto in 3 anni di inchiesta, lavoro poi pubblicato in Codice Ratzinger, BioBlu, maggio 2022. Dice Andrea Latorre: probabilmente il gioco degli scacchi incarna per antonomasia l'uso della ragione umana ai suoi massimi livelli. Questo che, per dirla con il campione russo Anatoly Karpov, è insieme arte, scienza e sport. Infatti io parlavo proprio di un gesto atletico di Papa Benedetto, in un mio vecchio articolo di qualche tempo fa. E così Andrea Latorre ha provato a tradurre in termini scacchistici la strategia di Papa Benedetto, da lui riassunta in una strategia che ha un nome tedesco, lo Zugzwang. Ecco, si tratta di una rinuncia ad un pezzo preziosissimo, un ingegnoso sacrificio messo in atto da Papa Benedetto. Infatti, negli scacchi, il sacrificio è l'atto di rinunciare in modo duraturo del materiale, così viene definito. In questo caso, il ministerium, la possibilità di fare il Papa, per ottenere un vantaggio posizionale, ovvero strategico, cioè in questo caso la salvaguardia della legittima linea successoria papale. Ci sono poi tutta una serie di analogie tra i termini scacchistici e quello che Papa Benedetto ha messo in atto con la Declaratio, che, dice Latorre, può essere pertanto assimilata a una trappola con sacrificio di adescamento. Il ministerium è l'esca, cioè il pezzo più appetibile da poter essere sacrificato, per esempio la regina negli scacchi, che si rivelerà, tra virgolette, avvelenato dopo la sua cattura. Questi sono termini scacchistici, naturalmente, che però potrebbero mettere Papa Benedetto sotto una luce un poco machiavellica, ma in realtà in una visione teologica, offrendo il ministerium, Papa Benedetto ha teologicamente indotto in tentazione i suoi nemici, cioè li ha messi alla prova, perché Papa Benedetto ha annunciato che dopo 17 giorni sarebbe stato privato del ministerium, sarebbe stato posto in sede totalmente impedita. Lui ha detto chiaramente quello che sarebbe successo, lo ha scritto in un latino assolutamente esplicito. Ma siccome sapeva che molti fra i cardinali non conoscono il latino, non lo conoscono bene quanto lui almeno, e si sarebbero accontentati del primo pezzo di carta che parlava di una rinuncia al ministero, chiaramente questa esca, con questa polpetta, i suoi nemici ci si sono strozzati, perché hanno eletto un antipapa. Se ci pensate, è una cosa di una tale genialità che più la ripeto e più rimango in affascinata, attonita contemplazione di questa cosa. Lui annuncia qualcosa che si autoavvera perché i suoi nemici, ai quali lui ha pure dato la possibilità di
riflettervi sopra per 17 giorni, eh? Non è che li ha messi di fronte a un fatto compiuto. Lui ha detto: signori, fra 17 giorni io entrerò in sede totalmente impedita. Nessuno di loro si è premurato di andare dal Papa e dirgli: ma Santo Padre, perché lei ha annunciato questa prossima rinuncia al ministerium? Chi la minaccia? Chi la costringe? Che cosa è successo? Ecco, questo sarebbe dovuto accadere. Di fronte a questa declarazio dei cardinali attenti, veramente premurosi nei confronti del successore di San Pietro, sarebbero dovuti andare da lui e chiedergli spiegazioni. Perché lei non parla di rinuncia al munus, ma parla di rinuncia al ministerium? Chi la minaccia? Chi la opprime? Che cosa è successo? Come possiamo aiutarla? Si trova in uno stato di ammutinamento? Ecco. Quindi Papa Benedetto si è arroccato, dice lo scacchista Andrea Latorre, si è arroccato anche fisicamente nel monastero Mater Ecclesiae costruito ai primi degli anni 90 per volere di Papa Giovanni Paolo II. Particolarmente divertente il fatto che la torre identifichi il sottoscritto nel ruolo del pedone di sfondamento, così si dice. È molto interessante vedere come un esperto di strategia scacchistica riesca a tradurre questa strategia difensiva che poi diciamo di, come posso dire, passivo-aggressiva, no? È una vera ritirata strategica. Quella che in termini squisitamente strategico-militari si definisce un piano d'inganno con falso bersaglio e finta ritirata. Signori, questa è una guerra, c'è poco da scandalizzarsi, è una guerra fra le forze del bene e le forze del male, è una guerra fra Dio e il diavolo. Il vicario di Gesù Cristo è stato costretto a togliersi di mezzo e non è rimasto con le mani in mano. Ecco perché risulta tanto difficile a coloro che amano Papa Ratzinger, no? Che pure ne riconoscono la levatura intellettuale, la fibra morale. Perché è così difficile immaginare che lui, costretto a togliersi di mezzo, abbia applicato un piano del genere? È talmente evidente che sicuramente doveva aver fatto qualcosa del genere. Ricordo l'onestà intellettuale dell'amico filosofo Diego Fusaro, il quale all'inizio era piuttosto dubbioso sulla figura di Papa Ratzinger perché diceva: accidenti, ma con l'evaporazione del cristianesimo in atto, che è il tema centrale del suo libro, La fine del cristianesimo, lui che fa? Si dimette, abdica, molla il campo così? Poi, grazie alla lettura di Codice Ratzinger, Diego Fusaro ha avuto l'onestà intellettuale di rivedere parzialmente le proprie posizioni. Ecco, questo è l'esempio di un filosofo. Questo è un filosofo che cerca la verità, non altri che continuano a dire che è tutta colpa del concilio, è tutta colpa di Ratzinger modernista. Il vero filosofo è colui che di fronte alla realtà oggettiva dei fatti dice: ah, ho capito, prendo atto che le cose stavano in un modo diverso e quindi adeguo la mia filosofia, la mia concezione delle cose all'acquisizione di queste nuove realtà fattuali. Questo è un metodo di ricerca della verità. Gli altri sono solamente arroccamenti, però in senso ben poco strategico e ben poco scacchistico, sulle proprie posizioni, tanto per difendere il proprio orgoglio intellettuale. Quindi questa mossa del sacrificio del pezzo più importante si chiama Zugzwang in tedesco. Dice la Torre: messi in Zugzwang dal sommo pontefice, i cardinali infedeli, accecati dalla bramosia di potere, hanno compiuto una mossa illegale, tra virgolette, sempre mutuata dal gergo scacchistico, convocando un conclave illegittimo a Papa non morto e non abdicatario. Così il geniale scacchista Papa Benedetto, trattenendo il munus, ha vinto la sua partita storica, separato le linee successorie e salvato la Chiesa Cattolica, almeno sul piano spirituale. Giustamente la Torre dice che la partita è vinta sul piano spirituale, ma qui la partita sul piano materiale è ancora tutta da decidere ed è nelle mani degli Unacum e di tutti coloro che sono attualmente incistati in queste sabbie mobili del mantra Ratzinger modernista è tutta colpa del concilio.
La Torre poi fa una colta citazione cinematografica dicendo: secondo un'ipotetica rielaborazione a specchio del film Il Settimo Sigillo, si può dire che il Cavaliere del Signore Benedetto XVI ha vinto la sua partita a scacchi con la morte. Ora resta da giocare un'altra fondamentale sfida: scacciare gli empi dal tempio, ovvero salvare la Chiesa materiale, ecco nota giustamente la Torre, denunciando l'usurpazione e l'impedimento del legittimo Papa. In questa partita, giocata a danno di tutti, non ci sarà scacco matto finché un'ingente massa critica non si mobiliterà per indurre gli altri prelati ad aprire un'inchiesta canonica. Sì, e aggiungerei io, secondo la Universi Dominici Gregis, dovrebbe essere sufficiente convocare il conclave. L'inchiesta canonica sarebbe una diretta conseguenza di questo atto di rottura. Prosegue la Torre: se gli eroici sacerdoti del piccolo Resto, come Don Minutella, sono a tutti gli effetti gli alfieri del re, cioè in questo caso Papa Benedetto, il popolo dei fedeli dovrà rappresentare quella catena di pedoni che punta alla promozione della vera Chiesa Cattolica. Come è noto, se un pedone riesce a raggiungere il lato opposto della scacchiera, esso promuove trasformandosi in qualsiasi altro pezzo di maggior valore. Molto interessante questa cosa, veramente molto interessante. Direi che questa catena di pedoni che punta alla promozione, in realtà si possa applicare agli intellettuali una cum. Cioè, un intellettuale una cum che raggiunge l'altra sponda della scacchiera viene promosso da pedone insipido, inutile, che continua a ripetere tutta colpa del concilio, Ratzinger modernista, capisce la questione e diventa una torre, diventa un cavallo, diventa un alfiere, viene promosso in qualsiasi altro pezzo di maggior valore, cioè l'unacum, tra virgolette, convertito alla realtà dei fatti diventa utilissimo, diventa fondamentale, diventa un elemento di forza potentissimo. Immaginate solo Aldo Maria Valli che un giorno possa dire: sì, effettivamente ho analizzato bene la questione, mi sono reso conto che Papa Benedetto era in sede totalmente impedita, si trasforma in una super torre, in una regina, in un cavallo potentissimo e potrebbe far venire giù tutto. Ecco, la marcia verso questa sponda dell'altra parte della scacchiera, la stanno facendo? Chi lo sa? È molto interessante questa cosa, perché gli scacchi sono puro logos e quindi veramente questa, come posso dire, trasposizione nel linguaggio scacchistico la trovo di grandissimo pregio. Ringrazio l'ingegner La Torre per questo contributo che mi aveva offerto da tempo. Io ho insistito perché lui lo portasse a termine, lo completasse con vari dettagli, perché è veramente, veramente interessante. E poi spiega che non è solamente il sottoscritto ad aver capito questa cosa, ma ci sono anche altre persone alle quali la testa funziona, che hanno ben compreso che cosa ha fatto Papa Benedetto. E infatti, ecco, aggiunge la Torre. Ecco perché è fondamentale. Ecco, dice: gli scacchi ci insegnano altresì che un pedone isolato, staccato dal resto, è spesso una grave debolezza, in quanto non può essere difeso dai suoi simili. Esso getta un'ombra sinistra su tutta la scacchiera. Ecco perché è fondamentale che Cionci non rimanga, dopo la sua essenziale spinta di sfondamento, un pedone isolato. E infatti è quello che stanno facendo. Bergoglio e la Chiesa antipapale ha dato preciso mandato, preciso ordine al mainstream, confiscato, di non dare il minimo spazio al sottoscritto. Muro di gomma, totale indifferenza. E però questo lo stanno facendo anche gli Unacum. Ho appena notato che Sabino Paciolla mi ha bloccato su Twitter. Perché? Perché, dottor Paciolla? Le ho inviato un podcast molto cordiale, adesso lei mi blocca su Twitter? Che cosa c'è? Dico delle cose troppo scomode, ma lei da che parte sta? Sta con la vera Chiesa Cattolica oppure sta con Bergoglio? Ci faccia capire da quale parte sta, perché se sta con la vera Chiesa Cattolica, i contributi di Cionci potrebbero essere interessanti, potrebbero essere salvifici.
E quindi da che parte sta? Ce lo faccia capire. Prosegue la torre. Per questo è nocivo il comportamento di chi, pur attaccando ferocemente Bergoglio, lo riconosce legittimo Papa nel totale spregio del piano attuato da Papa Benedetto. E peggio in ottica di fede del ruolo provvidenziale dello Spirito Santo, totalmente incompatibile con l'inversivo magistero bergogliano. Costoro, di fronte alla solidità logica del congegno canonico di Ratzinger, si perdono in spiegazioni assurde e contraddittorie, come travolti da quella potenza d'inganno di cui parla l'Apostolo Paolo, e che in ambito scacchistico ricorda le ben note crisi psicologiche subite a seguito di brucianti sconfitte. E qui conclude, devo dire, in un tripudio di logica, la torre. Sempre Saveli Tartakofer diceva degli scacchi: i sette peccati capitali sono superficialità, voracità, paura, incostanza, spreco di tempo, buonismo, immobilità. E ancora, esiste solo un errore fondamentale: temere troppo la forza dell'avversario. Non sembra che stesse descrivendo già un secolo prima il cosiddetto mondo unacum, legittimista di questa falsa e stravagante chiesa bergogliana? Un applauso all'ingegner Latorre. Veramente la conclusione è magistrale. I sette peccati capitali degli unacum rimandano a quei sette vizi opposti alla virtù di cui ho parlato qualche giorno fa, e quindi siamo in piena consonanza. Vi raccomando la lettura e la diffusione di questo articolo, e poi vi ricordo i prossimi appuntamenti delle conferenze su Codice Ratzinger a Como e a Ferrara, di cui ho parlato nel podcast precedente. Grazie a tutti, e ancora un grazie particolare all'ingegnere Andrea Latorre.